Siamo con Vinicio Espinal, mister del Gozzano. Oggi 1-0 per il Bra qui all'Attilio Bravi. Una partita combattuta, una partita dove ci avete provato, avete messo in campo tutti i vostri contenuti, però insomma il risultato non è arrivato, però è stata bella vista da fuori. Sì, diciamo di sì, nel senso che comunque oggi sicuramente volevo dire una prova intensa, una prova anche di personalità e c'è stata, ci ha condannato, diciamo, questo 1-0, una grande giocata di Marchisone contro una squadra che secondo me è una squadra che sta facendo un campionato importante, anche analisi video si vede che è una squadra che c'è un lavoro, però credo che abbiamo messo anche noi in difficoltà il Bra più di una volta, quindi questo ci deve dare anche la forza di andare avanti e di cercare di mantenere fino all'ultimo quella concentrazione, quel dettaglio che poi ti può portare magari al punto di oggi che se ci fosse stato il pareggio non rubava niente nessuno, insomma. Infatti il tuo collega giallorosso Roberto Floris ci ha detto che comunque nel primo tempo li avete messi in difficoltà. Sì, sicuramente abbiamo cercato di approfittare diciamo degli spazi dove potevamo fargli male, l'abbiamo fatto bene, l'abbiamo studiata bene. Poi normale è una squadra che comunque ha preso gli accorgimenti, man mano la partita si incanalava verso l'episodio che poteva essere sulla spizzata di Piraccini, se tira Leo si trova in una situazione favorevole, poi magari c'è la parata del portiere, invece poi si è risolto con una giocata di Marchisone, però una partita che poi nel secondo tempo è scivolata nell'equilibrio. Senti, poi ultima cosa da parte mia, non per parlare del tuo predecessore, però effettivamente questo Gozzano targato Espinal si vede che ha un altro passo, che c'ha grinta, si è visto un Gozzano diverso, soprattutto poi anche oggi. Beh, nel senso io non mi piace, intanto io credo che comunque chi mi ha preceduto abbia fatto degli anni importanti e quindi non sto a. Il lavoro sicuramente sta proseguendo perché hanno fatto un lavoro prima di me e io ho trovato comunque una squadra con dei contenuti. Sto cercando di mettere i miei di contenuti e cercare di giocarmela con le mie idee e piano piano spero prima possibile di poter arrivare al risultato positivo e dare fiducia al lavoro, anche perché poi sai, il calcio è spietato su questo. È bello ricevere i complimenti, però servono i punti.